Ed in questi periodi incerti relativi ai mercati, dobbiamo dire la verità, il minimo del 15 di dicembre sui mercati delle criptovalute ha spiazzato tantissime persone. Ora, non mi venite a dire che non ne avevamo parlato di questa fase, che era ovviamente ribassista, abbiamo anche parlato di come il mercato stava creando una struttura di rimbalzo prima della rottura della resistenza a 4.000 e 400 dollari. Però spesso capita che moltissime persone, quando vedono queste fasi di ribasso, una problematica di natura emotiva che è assolutamente normale avere sui mercati finanziari, poi cosa fanno, ragazzi? Non ci credono a quello che vedono, quindi non credo ai miei occhi, così si può dire. E cosa è successo? Moltissimi di voi hanno tralasciato un ingresso magari long su Bitcoin, che magari potrebbe essere un ingresso che ha dato pochi frutti, ragazzi, magari non è il trend long di una vita, però sicuramente andava fatto per tanti motivi e lo vedremo in questo video. Bene, ciao a tutti e bentornati su questo nuovo video. Per la chiusura di questa settimana facciamo un video di riflessione sul perché moltissime persone sono rimaste fuori da questo rialzo sui mercati delle cripto, quantomeno su Bitcoin, dopo aver magari atteso per tantissimi mesi questo tipo di reazioni, perché sono rimasti fuori, hanno fatto bene, hanno fatto male. Moltissimi stanno addirittura attendendo dei prezzi inferiori ai 3.000 dollari. È sensato ragionare così nel mercato finanziario? È un errore o no? Vediamolo oggi. Prima però di andare avanti nel video, vi chiedo, ragazzi, datemi su un pollicione e condividete i miei video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ma passiamo subito al dunque. Intanto vi dico una cosa che magari a molti non piacerà, ma attendere dei prezzi sul mercato, attenderli, ragazzi, cosa intendo? Intendo proprio dire io compro solo se il prezzo arriva qui. Oppure vendo solo se il prezzo arriva qui. Allora, attendere dei prezzi che ci siamo prefissati noi, o in maniera arbitraria, oppure seguendo magari l'analisi di turno vista, su, non so, qualche chat Telegram, le mie stesse, ragazzi, o quelle che siano dei vari colleghi, trader di YouTube. È sbagliato, ragazzi, attendere livelli di prezzo. Ok? Perché è sbagliato? Perché i mercati non seguono delle logiche predestinate, cioè non sono predestinate. Mi viene in mente il film, Il Predestinato. Non seguono delle linee predestinate, non seguono dei disegni predestinati. A volte lo fanno, vedete, io faccio spesso utilizzo l'analisi ciclica, è una cosa che mi piace molto fare. L'analisi ciclica è una delle must analisi di predizione dei prezzi, vi può dare delle indicazioni favolose in termini di timing, che è una variabile che manca al mercato. Quando noi guardiamo i grafici abbiamo le ascisse e le ordinate, ma manca la variabile del timing, e l'analisi ciclica viene fatta appunto per dare un po' di timing. Ma in linea di massima è estremamente variegata e ha molta volatilità anche l'analisi ciclica, ragazzi. Perché? Perché i mercati non rispettano determinate figure come se fossero dipinte, cioè non è Giotto che scrive il mercato. Quindi, anche se noi abbiamo un'analisi di lungo periodo, un'analisi predittiva che magari ci dice, ok, il mercato secondo noi, e vi ricordo l'analisi che ho fatto un po' di tempo fa, 2022 target 80.000 dollari di Bitcoin fattibile secondo l'analisi della curva parabolica, analisi molto gettonata, ma in realtà, ragazzi, io non è che vado a dire ok, a 80.000 venderò i miei Bitcoin, se non ci arriva non li venderò mai, oppure se ci arriva li vendo tutti. Ma assolutamente no, perché non si deve ragionare così. Voi dovete ragionare a seguire il mercato. Lo so che è un po' spiazzante da alcuni punti di vista, però ragionare in maniera un po' con i paraocchi e dire io compro solo se il mercato arriva a 3.000, compro solo se il mercato arriva a 1.200, non ha nessuna logica. Allora sicuramente potrebbe arrivare a quei prezzi. Assolutamente, potrebbe scendere Bitcoin di nuovo ai minimi fatti a dicembre. Assolutamente sì, ragazzi.
Però fatevi una domanda e datemi una risposta nei commenti di questo video. Secondo voi, se i prezzi di Bitcoin arrivano nuovamente ai minimi di dicembre, rimbalzano e iniziano un trend, oppure arrivano di nuovo a quei minimi probabilmente per continuare a scendere? Fatevela questa domanda, ragazzi, fatevela, perché in realtà se un mercato ritorna a testare dei minimi, è vero che potrebbe tentare la struttura del doppio minimo, assolutamente ci siamo, però è anche vero, ragazzi, che Bitcoin non è un titolo stocks, non è un'azione, non è un'azione che ha un valore dietro costruito da strutture, da un capitale, ad esempio un parco macchine per quanto riguarda ad esempio la Fiat Industrial o comunque tutte le aziende che costruiscono dei sistemi o computer per quanto riguarda Apple. Bitcoin non ha una struttura dietro di un patrimonio, se non la tecnologia che comunque esiste, persiste nel mining, ragazzi, ok? Ma un ritorno sui minimi di questo titolo e di questo strumento potrebbe essere anche visto come una ripresa del bear market, ragazzi. A quel punto questa gamba rialzista a cui stiamo assistendo da dicembre ad oggi potrebbe semplicemente essere una gamba di ritracciamento, di pullback della vecchia del vecchio supporto, poi ricomincia il trend ribassista. Quindi a quel punto si va addirittura a dire: io compro a 3000 sui minimi, ma con un rischio enorme che addirittura quei minimi vengano rotti e il mercato continui a scendere. Ecco perché ragionare per partito preso, diciamo, per ideologia, per diciamo in maniera preventiva, in maniera predittiva, è un errore del trader. Non dovete ragionare così, dovete seguire il trend. Lo so, sul canale Trading On da più di un anno, da quando ho fatto i video, io non manca occasione che lo ripeta questa frase: dovete seguire il trend, the trend is your friend. Ma allora come si fa a capire se è giusto o meno entrare sul mercato? Intanto nel video precedente vi ho fatto vedere le tipologie di ingresso possibili secondo delle strategie, che poi possono essere anche negate questa volta, ragazzi, ma non è detto che questo tipo di strategia non vengano negate sempre. Può essere che a volte non funzionino, però fatele su 10 titoli e vedete un po' cosa succede. È una questione anche statistica, il trading non è il colpo del secolo, ok? Ma se non siete entrati su Bitcoin, sul mercato delle cripto, con la rottura della resistenza a $4,400, avete sbagliato. Avete sbagliato, e su questo non ci piove, ragazzi, perché intendo per sempre nel breve periodo, insomma, perché bisogna tentare, anche assumendosi un po' di rischio, un tipo di ingresso del genere. Ovviamente magari lo potevate fare con un 3% del vostro investimento totale e lo potevate fare magari nell'aspettativa di cosa, ragazzi? Del fatto che magari questo fantomatico doppio minimo non avverrà mai sui mercati. Cioè dovete anche pensare all'ipotesi che i mercati non tornino sui loro prezzi, perché non sempre fanno pullback sui livelli, non sempre è così. Quindi se ragionate e dite: ok, il mercato ha fatto un minimo, per ripartire deve rifare il minimo, no, assolutamente no. L'ho letto in una serie di chat anche queste cose, l'ho visto pubblicato diverse volte da alcuni utenti. No, ragazzi, no, il mercato non ha bisogno di nulla per partire e cambiare trend, non ha bisogno di nulla, lo fa quando gli pare, ok? Quindi non c'è analisi che tenga, non c'è analisi tecnica, non c'è analisi ciclica, non c'è il Fibonacci Elliott, non c'è niente, i mercati fanno quello che decidono di fare. Ma noi dobbiamo essere bravi a intuire un po' prima, con probabilità calcolate, questo tipo di movimenti, questo tipo di trend e cavalcarli. Perciò la rottura di una resistenza sui $4,400 di Bitcoin, per quanto fosse assolutamente un po' rischiosetta, andava tradata long, perché voi dovete posizionarvi sul mercato in attesa di quello che verrà. Poi se il mercato ha effettivamente invertito il trend di lungo periodo, allora noi stiamo dentro, poi utilizziamo gli ingressi sulla forza, gli eventuali pullback per aumentare le posizioni e così via. Se il mercato ritornerà sui minimi, prendiamo un piccolo stop loss, insomma, o
diciamo compriamo un po' di più sui minimi, se quella è la nostra strategia, ma non restiamo fuori dal treno, perché restare fuori dal treno, ragazzi, è una cosa molto complessa da gestire anche dal punto di vista psicologico, e vi può creare dei danni che sono enormi, perché voi per rincorrere magari i mercati iniziate a comprare male, non rispettate le strategie, non mettete lo stop loss, poi andate a comprare il mercato ritraccia perché siete un po' in preda al panico, al lato emotivo, che state perdendo il treno. Quindi questi sono errori anche da un punto di vista emotivo, quindi non si può ragionare soltanto guardando un grafico, e io sono un analista quantitativo, ragazzi, faccio analisi dalla mattina alla sera, lo sapete sul canale, e vi sto dicendo che non dovete sempre ragionare solo unicamente guardando il grafico, ma dovete anche un po' capire che cosa è effettivamente più rischioso fare. Nel caso specifico di Bitcoin, al mio avviso, secondo la mia opinione, era più rischioso restare fuori dal mercato, ovviamente per chi segue il mercato cripto, ragazzi, chi di voi fa investimenti a largo spettro su tutti i mercati, ovviamente no, non perché non gliene importa nulla, magari la strategia è completamente diversa ed è quella relativa magari all'ingresso di Bitcoin come un altro strumento finanziario di un portafoglio variegato, allora lì parliamo di altre cose. Io sto parlando solo di chi ovviamente sta cercando l'ingresso su Bitcoin, chi lo sta cercando da mesi doveva entrare a quel livello, come abbiamo indicato diverse volte ho indicato quella resistenza, ma tutti lo facevano anche sul mercato, ok? Perché vi proteggeva dal rischio peggiore di tutti, quelli di perdere il treno, quello di perdere il treno che poi porta anche a una serie di errori emotivi e di stress emotivo che non fa per voi. Quindi meglio entrare con poco capitale, meglio entrare su una possibilità, perché non si sa se il mercato tornerà indietro e non si sa appunto se il mercato ci darà un nuovo prezzo di ingresso. Lo darà o non lo darà? Vedremo nella prossima settimana se riuscirò a farvi un video sul grafico per vedere quelle che sono le possibilità anche di un eventuale ingresso sui minimi di dicembre, e se il mercato ci arriva e li rompe o se il mercato continua a salire. Se continua a salire, ve l'ho già indicato, ma se il mercato ritornerà sui suoi passi, dovremmo poi anche analizzare se effettivamente comprare sarà corretto oppure addirittura estremamente rischioso, e quindi a quel punto converrebbe fare il contrario, ragazzi, cioè short selling. Va bene, grazie per la vostra attenzione. Io ho concluso qua il mio sproloquio, la mia opinione relativa a questo tipo di discorso. Lasciatemi nei vostri commenti quello che pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e noi ci rivediamo settimana prossima in un prossimo video. Ciao!